ci troviamo a Petra in compagnia della nostra esperta del fuoco. Noi siamo appassionati da più di 30 anni, facciamo questo lavoro. Abbiamo cominciato piano piano, comprando le prime stufe, non sapendo minimamente di come si potevano restaurare, e poi facendo il lavoro inverso, cioè smontandole, abbiamo capito come funzionavano e poi ci siamo appassionati. Questa stufa in particolare è molto rara perché è una Bormioli, è una stufa trentina che è una manifattura che lavoravano accanto alle Sfruzzesi, è un paese Sfruzze in Trentino. E niente, questi maestri vetrai, che infatti Bormioli del vetro, nel Settecento si trasferirono in Liguria, dalla Liguria al Trentino, e cominciarono a fare delle stufe perché avevano questi forni dove potevano lavorare anche la ceramica. E niente, questa stufa qui l'abbiamo comprata inconsapevolmente, non avevamo la minima idea di che cosa fosse e che forma avesse. E l'abbiamo comprata in scatole, tutta divisa, tutta rotta, spezzata. È stata 4 anni che ogni volta che entravo in laboratorio la guardavo, dicevo un giorno o l'altro la restauro. E poi alla fine ci siamo messi lì, abbiamo deciso a novembre di capire come aveva la forma. Abbiamo lavorato circa un mese e abbiamo selezionato tutte le mattonelle per dimensione, abbiamo restaurato tutte le ceramiche e siamo riusciti a montarla. Quando ho scoperto cos'era si è rimasti allibiti, perché 4 metri di stufa non è facile trovarla. E poi mi hanno detto che questa manifattura qui ne sono rimaste pochissime di stufe perché sono state distrutte, poi ha chiuso nel 1815 credo per fallimento. Noi trattiamo antiquariato in genere, ma in questa specifica mostra trattiamo cose nostre umbre, e da orci a camini del centro Italia, porte dipinte, e abbiamo cose di un'importanza medio-alta. Ecco. Mi parlavi prima di questi quadri? Sì, questi sono pannelli dipinti su tela e venivano messi a mo' di soffitti, a fresco, pardon, e sono del Settecento come epoca. Sono molto molto decorativi anche per altri ambienti, anche in un ambiente anche moderno, risaltano molto e arredano.